Ci sono i bambini, i giovani fans che ispirano lei anche in look, ma anche una bella fetta di evergreen con tanto di libro stretto tra le mani in attesa di Big Mama. Tra la folla anche le sue insegnanti di scuola, il comandante della Polizia Municipale di San Michele di Serino in prima fila per accogliere Marianna, la bambina del paese che dopo un'infanzia difficile è diventata una stella di prima grandezza nel mondo della canzone. Tra la folla anche un esperto fotografo di riviste che prima di puntare l'obiettivo rivela cosa c'è più bello di Big Mama. Quando fa il suo ingresso nel cortile del bookstore Mondadori, un caloroso applauso accoglie la rapper, come sempre umile e sensibile al dialogo. L'artista, in questo periodo raggiunto la vetta della popolarità e del successo, saluta i suoi fans, si dice emozionata per tanto affetto. È sempre un ritorno a casa, dice, prima di sedersi, intervistata da Rita Stella Liberale di Radio Ibiza. Nel corso dell'incontro con il suo pubblico, la spontaneità e la potenza dei suoi messaggi hanno i colori limpidi dell'arcobaleno. Sono molto a nudo nel libro, infatti rileggerlo mi imbarazza tanto, perché quando scrivi un qualcosa che effettivamente ti ha tolto dei pezzi, no? Capisci che stai parlando di un trauma che hai superato, o meglio o peggio non hai superato, quando lo leggi provi davvero imbarazzo, quindi vuol dire che quello che volevo dire l'ho detto bene. Big Mama traccia le tappe del suo percorso artistico ricco di soddisfazioni, come la partecipazione al Festival di Sanremo, ancora riecheggiano gli applausi ricevuti durante le prove dall'orchestra, ma domina la scena soprattutto la sua straordinaria dimensione umana, la capacità di raccontare se stessa agli altri, soprattutto ai più giovani, come messaggio per contribuire a costruire un futuro migliore contro barriere e discriminazioni. L'amore universale, aggiunge Big Mama, per arrivare dove sono ho dovuto lasciare Avellino, aggiunge la rapper Irpina, che da alcuni anni risiede a Milano. Una scelta che pesa, ma... Se io non avessi vissuto quella voglia di rivalsa che bazzica in questa città, probabilmente ad oggi sarei accomodata su un divano e starei tranquilla a casa mia, no? E invece il fatto che io abbia comunque partecipato alla mia vita in maniera estremamente attiva, perché sapevo che magari l'esterno non mi aiutava così tanto, per me un'etichetta discografica qua non ci stava, no? Cioè io me la dovevo andare a cercare da un'altra parte, producer disposti a collaborare con me, io qua non ne ho mai trovati, cioè era sempre un qualcosa, un cercare fuori, quindi questa cosa mi ha portato a lavorare sempre di più, di più, di più, di più, e poi diciamo passo dopo passo si arriva dove vuoi.